prima fase del lavoro che abbiamo svolto. Noi ci sentiamo molto impegnati perché aver raccolto più di 5.000 firme, aver avuto i cittadini un grande consenso, ci impegna ancora di più. Ecco, io credo che con il passaggio di oggi si avvia la procedura, nel senso che la provincia vaglierà le firme, dopodiché il Consiglio provinciale dovrà indire il referendum. Ecco, io credo che non ci si potrà sottrarre a questo, perché la volontà popolare deve essere interpretata, è una volontà popolare che viene veramente su dal basso, e oggi questa volontà popolare deve essere interpretata, giudicata anche dalle organizzazioni associative, i partiti e quant'altro, per farla crescere, perché qui deve crescere un grande consenso, un consenso che deve portarci, io dico, quasi a un plebiscito. Ecco, mi augurerei che allora, di fronte a un consenso grande, credo che anche il Parlamento, che alla fine sarà quello che dovrà emanare la legge per il passaggio alla Lombardia, a fronte di un grande consenso popolare, credo che non si potrà sottrarre. Quindi io sono veramente fiducioso che questa volontà che noi abbiamo raccolto attraverso le firme ai gazebo, che abbiamo raccolto attraverso le firme depositate presso i comuni, ecco, sia veramente colto e possiamo raggiungere questo obiettivo. D'altra parte, mi pare che, da ultimo, le posizioni del Presidente della Regione Piemonte, Chiamparino, vadano in quel senso. Uno, perché comincia a parlare di autonomia sul modello lombardo anche per il Piemonte. Due, perché comincia a parlare di macro regione, allora vuol dire che questa nostra iniziativa ha centrato l'obiettivo, nel senso che si guarda con attenzione a quello che succede alla Lombardia, alle possibilità che la Lombardia ha, ma soprattutto la nostra provincia, che si paragona sempre a quello che succede alla provincia di Sondrio, e qui, rispetto a quello che la Lombardia dà alla provincia di Sondrio, ecco, qui purtroppo siamo molto molto in arretrato. Ci sono poi altri aspetti che già abbiamo anche rappresentato, che sono quelli, ad esempio, di una fiscalità più leggera in Lombardia, di una possibilità dal punto di vista sanitario molto più efficiente, e soprattutto anche l'aspetto dei trasporti. Oggi, per raggiungere Torino attraverso i treni, oggi ci vogliono più di 3 ore e mezza, e quindi a fronte dell'ora e mezza che impieghiamo per andare a Milano. Tutte queste ragioni ci portano a dire che siamo sulla strada giusta.